Ciao ragazzi, benvenuti in questa parte extra inutile che però ho voluto mettere. Ignoriamo Lara, qualsiasi cosa stia dicendo, l'abbiamo già visto tutto questo. Allora, questa parte l'ho voluta fare non per un motivo, cioè in realtà è inutile, potete anche saltarla, non è inerente al gameplay, cioè sì, in parte, però la serie è finita. Però ho voluto fare questa parte perché mi sono reso conto che, come raccontavo la storia a lungo andare, si potevano perdere dei pezzi, perché ovviamente io non ho voluto dirvi tutto in una volta perché sarebbe stato troppo spoiler, però mi sono reso conto che tra un livello e l'altro magari passava molto tempo e non riuscivo a raccontarvi il filo della storia come avrei voluto dire io. Quindi questo video avrà spoiler, se non avete finito la serie chiudetelo. Guardatevi appunto fino alla parte finale che è la 15, il vero finale della serie. Quindi non guardate assolutamente questo video. Volevo parlarvi appunto dell'inizio. Alcuni di voi mi hanno chiesto cos'era quell'oggetto all'inizio del gioco nella intro dove si vede quel serpente in New Mexico, Los Alamos. E non ho potuto rispondere perché sarebbe stato spoiler, anche se l'ho detto molto più tardi nel gameplay. Quindi diciamo appunto questo video è per fare un po' di chiarezza sulla storia di Tomb Raider 1. E appunto il primo filmato si svolge nel 1945, dove stavano avvenendo magari i primi test nucleari, progetto Manhattan, quelle robe lì, appunto in New Mexico. E sì, grazie Lara. Dicevo. E con quell'esplosione nucleare, con quel test, si è risvegliata appunto praticamente Nathla, se avete visto la serie, lo sapete. E appunto lei è stata liberata dalla prigionia, che era stata messa in prigione da Teokan e Qualopec, gli altri due regnanti di Atlantide, perché appunto Nathla voleva, con lo Skion, con il potere dello Skion, vi ricordo che era diviso in tre pezzi, c'avevano i tre regnanti, lei voleva creare quell'esercito di mostri mutanti di Atlantide, l'abbiamo visto anche nei filmati verso la fine del gioco. Appunto poi c'è un time skip dopo il 1945, Nathla intanto cresce, diventa potente, diventa ricca, perché comunque una donna del genere non umana, con chissà quali risorse aveva di poteri o altre robe, dopo che si è liberata è tornata alla grande e ha fondato la Nathla Technology. Quindi abbiamo il time skip nel 1996, che non è solo la data di uscita del gioco, ma è anche il periodo in cui è svolto. Poi siamo nel 96 e Nathla appunto viene contattata da Larson, che è nient'altro che un servetto di Nathla, appunto le chiede di radunare lo Skion. Lara non era interessata ai soldi che le offre, però appena sente il kabamba, quelle robe lì, si emoziona e decide di partecipare alla spedizione. Infatti dice che lei lavora solo per sport, non lo fa per i soldi, lo fa solo per divertirsi. E un'altra cosa che non sono riuscito a dirvi durante il gameplay perché non volevo spoilerare troppo è anche la presenza dei dinosauri nella Valle Perduta. Perché ci sono i dinosauri in quel livello? Perché in quella zona c'era lo Skion. Poi intanto vabbè, parte il tutorial di là che parla. In quella presenza c'era lo Skion ed è grazie a quello che i dinosauri si sono preservati per i poteri dello Skion, perché appunto e in quelle vicinanze c'era la tomba di Qualopec, in quella valle perduta in Perù. Quindi è per quello che sono rimasti. Non li hanno messi, diciamo, a caso per dire oh, ci sono dinosauri, wow, no. Hanno comunque una spiegazione, tra virgolette, logica di trama. Non si sono estinti, appunto, perché c'era, diciamo, lo Skion che li ha preservati per centinaia, migliaia di anni, anzi, perché i filmati flashback, le visioni che vediamo tra Nathla, Teokan e Qualopec si svolgono migliaia di anni prima. Quindi abbiamo anche appunto la spiegazione di
della presenza dei dinosauri. Poi appunto vediamo la visione di Nathla che viene imprigionata perché appunto voleva rifare quell'esercito di mutanti. Teokan e Qualopen però hanno detto no, sta diventando troppo potente, non abbiamo fatto cioè lo Scion non è fatto per quel motivo lì, intanto poi rivediamo la bellissima Arca dell'Alleanza che ho mostrato nell'episodio 0. Quindi sì, questa era diciamo la linea di trama, poi appunto noi abbiamo interrotto Nathla che stava creando quel mostro gigante mutante enorme chiamato Adam o Giant Torso, come vi ho già detto. L'abbiamo interrotta, infatti lei appena vede che Lara vuole sparare allo Skion, che quello è anche un indizio di gameplay perché devi sparare allo Skion, devi distruggerlo effettivamente alla fine. Lei tenta di fermarci e cade di sotto, però appunto abbiamo visto che sopravvive perché non si può battere Nathla in quel modo, anche se alla fine è stata sconfitta. Poi un'altra cosa curiosa è che potete fuggire anche dal livello della piramide senza toccare Nathla, però tanto lei morirà eventualmente in ogni caso perché la piramide, come vedete nel filmato finale, esplode, quindi Nathla, che la attacchiamo noi o meno, morirà comunque in ogni caso. E qui scusate, non c'è molto da vedere in questo gameplay, sono voluto andare in casa di Lara perché è come se fosse tipo un ritorno a casa di lei che torna dopo la missione, non volevo andare in un livello a caso per non essere troppo ripetitivo, intanto qua c'è una bellissima armatura. Poi un'altra cosa che volevo dirvi è che esiste anche un'espansione di Tomb Raider chiamata Tomb Raider Unfinished Business oppure anche Gold a seconda della versione, però non è presente sulla versione PS1, esiste solo su computer e se non sbaglio non esiste nemmeno per il Sega Saturn, quindi è un'esclusiva computer uscita mi pare un anno dopo, adesso non voglio dire boiate, però anche con il fatto che su PlayStation non si possono avere aggiornamenti o altre robe, è un'esclusiva per PC. Praticamente è Lara che torna alla città di Camun. C'era una roba tipo delle statue di Bastet. C'erano le statue dei gatti che abbiamo pure visto nel livello di Camun. Ed erano un paio di livelli, quindi non aspettatevi un'espansione, un DLC ai tempi erano chiamati espansioni. Non aspettatevelo troppo grande. E poi un'altra roba, purtroppo nella versione PS1 i crediti sono tristissimi, ovvero che durano poco e non c'è musica. Non so perché li abbiano fatti così, però nella versione PC appaiono tipo un sacco di artwork bellissimi con le immagini di Lara, tipo lei che combatte con dei mostri, che spara, altre robe. E nella PS1 invece è di una tristezza disarmante. E se non sbaglio, su computer apparivano alla fine pure tutte le statistiche di gioco, di tutti i segreti presi, tutte le uccisioni fatte, tutti gli oggetti raccolti, ed era figo comunque da vedere, perché magari se fai una run al 100% ti vedi tutte le robe prese, però sicuramente l'hanno aggiunto dopo perché appunto non c'è nella versione PlayStation. Quindi questo ragazzi, consideratelo come il mio video Unfinished Business, erano le cose rimaste in sospeso che volevo dirvi. Non c'era, cioè appunto volevo darvi diciamo un filo chiaro che magari, ripeto, tra un video e l'altro era passato molto tempo, magari il filo della storia va un po' a perdersi, ma quello perché è colpa mia, perché non volevo comunque farvi spoiler e comunque volevo parlare del livello in questione, cioè. E niente, volevo ricordarvi anche che ho un canale Discord, se volete entrare ve lo lascio in descrizione. E questo era appunto il video, diciamo, per fare un po' di chiarezza al gioco. E nulla, ragazzi, grazie ancora tantissimo per chi ha guardato la serie, spero, ripeto, vi sia piaciuta. Grazie delle iscrizioni, commenti, mi piace, che per alcuni sono pochi, per me sono tanti. In media di visual, quindi grazie mille e ci vediamo in un prossimo qualcosa, non so cosa sarà però, nel caso ci vediamo, ciao ragazzi, buonanotte.